Tu puoi cucinare. Punto F attraverso Francesca R a cura di VB Michelle. Alcuni possono passare dalla religione, alcuni da queste esperienze, altri da come cucinano. Dipende da come si vive il presente e si comprende la natura di quello che si è. Essere abbattendo i confini, non sentendo più il limite dato da ogni corpo di appartenenza, essere il tutto. Questa è l'esperienza di solito migliore che accosta una spiritualità di qualunque tipo che porta l'esperienza incarnativa all'abbattimento dell'io e quindi dei confini, dei limiti. Domanda: puoi fare un esempio di come io attraverso la cucina posso arrivare all'oltre? Michelle, certo. Tu puoi cucinare, metti insieme gli ingredienti e crei un piatto. Ma se tu odori l'ingrediente, senti qual è l'ingrediente e cominci a percepire che un ingrediente, pur essendo simile a quell'altro, può significare di più, incominci a comprendere che vai oltre l'apparenza di una spezia, di un tipo di olio. Il suo profumo ti porta a una frequenza vibratoria completamente differente da quella in cui ti trovi come incarnato. Ti porta a vibrare diversamente. E attraverso quelle azioni incominci a sentire il tutto. Quando ti trovi in mezzo alle diverse spezie e riconosci quale energeticamente può offrire di più o di meno, a quel punto incominci ad abbattere dei limiti. Domanda: quindi giungi alla poesia della cucina? Michelle, quella che può essere definita la poesia della cucina, ma che in realtà è il superamento del limite della fisicità che vibra con l'alimento, che abbatte il confine della fisicità e la separazione tra il corpo fisico e i corpi superiori. Domanda: quindi essere l'alimento? Michelle, esatto. Domanda: diventare l'alimento, quindi l'ostacolo siamo solamente noi. Michelle, il risveglio è questo.